my experiences of this loss obviously tainted how I look back on this travel, because we gave so very much and shared so very much with lots of people along the way, and for then this to come down to the point where one of us loses their life, it didn't really seem very fair. Et ensuite on a décidé aussi ce qu'il fallait finir, parce que je pense que c'est un voyage qu'il fallait finir. On a décidé de finir en Argentine. L'Argentina, la situazione appunto non era delle migliori, ovviamente dopo ciò che era successo, e anche alle frontiere trovammo alcuni problemi per rientrare, per appunto i documenti dei mezzi. E una volta riusciti a rientrare, pur passando per le città dove eravamo appunto stati all'andata, decidemmo comunque di puntare giù a Buenos Aires e rientrare il più presto possibile nella capitale dell'Argentina. Alcuni di noi poi hanno deciso che comunque, anche per rispetto poi di Seb e di tutto quello che è stata poi la filosofia, anche del perché è morto, abbiamo deciso comunque di continuare, perché poi non è, cioè avevamo del materiale, delle cose, abbiamo deciso di continuare e dovuto continuare, perché poi siamo dovuti arrivare fino a Buenos Aires. I nostri amici francesi avevano l'intenzione di fare un container per rispedire il materiale in Europa, e quindi tutti insieme decidemmo di organizzare questa festa per appunto pagare, riuscire a pagare questo container. E noi il nostro materiale non lo rispedimmo perché sapevamo appunto che saremmo tornati. Rimanere comunque con un'idea di qualcosa di brutto che è successo, no? In un posto dove in realtà invece abbiamo avuto anche un sacco di situazioni meravigliose. Siamo tornati un anno dopo in Argentina per 6 mesi con una nuova formazione, con alcuni ragazzi di Drop in Caravan che ci hanno raggiunto, con alcuni di noi che non erano venuti nel primo viaggio. Siamo riusciti a fare delle cose dentro a un ospedale che solo per l'infanzia. Qui i bambini praticamente stavano senza poter avere il permesso di vedere i genitori tutti i giorni. Ci siamo ritrovati a poter fare una cosa il 25 di dicembre con questi bambini. Buenos Aires non è come se lo immaginare una street parade classica come quelle che facciamo qua in Europa, in cui c'è tanta gente che segue il camion. Lì la situazione è abbastanza diversa, perché Buenos Aires è una grandissima città dove non c'è neanche tutto quanto questo movimento come qua. Noi praticamente ci siamo limitati ad andare nei vari quartieri della città dove ci sta movita, ci parcheggiavamo col bus e facevamo musica per pubblicizzare la nostra festa di Capodanno. Con il trambus è stato sempre veramente un delirio incredibile, perché noi eravamo veramente tanti e quando ci muovevamo da una parte all'altra della città dentro il bus succedeva veramente di tutto quanto. Why?
Ils veulent danser en plus. Ho fatto un'altra festa di Capodanno a Buenos Aires e poi siamo andati giù verso la Patagonia. Questa Southside Mission non è conclusa perché è rimasto sempre questo spiraglio aperto, è rimasta anche la voglia, tanti contatti, tutte le persone che abbiamo conosciuto, la voglia anche di continuare. Everyone know where we go? Yeah. Okay, good. More than that. Yeah.